100 giorni di amministrazione comunale a Castelsaraceno, 100 buoni propositi per un miglioramento della vita economica e sociale sia dei cittadini della nostra intera comunità e sia di progetti da implementare in maniera congiunta con i comuni limitrofi. La fase di start-up è sempre una fase piuttosto difficile, sia di ambientamento sia di conoscenza della macchina amministrativa, ma i buoni propositi e l'entusiasmo che ci ha contraddistinto in questi primi mesi di attività ci ha visto subito partire con la risoluzione di alcuni problemi nevralgici per la vita sociale. La prosecuzione di 17 unità lavoratori socialmente utili dal 1 di giugno al 31 dicembre, la partenza dei cantieri forestali con dei progetti concertati con la Regione Basilicata sulla tutela ambientale e sulla valorizzazione turistica del Bosco Favino, la spinta su un nuovo progetto per la riqualificazione ambientale dei nostri territori, puntando su un progetto innovativo che è Castelsaraceno Rifiuti Zero, quindi diciamo un piano industriale per implementare un ciclo virtuoso di raccolta differenziata in collaborazione col CONAI, che vedrà nei prossimi mesi appunto uno studio di fattibilità che si concretizzerà con la realizzazione di un'isola ecologica altamente tecnologica, l'implementazione di una tariffa di ingegneria ambientale e l'ambizione di far diventare il nostro comune nell'area tra il Lago Negrese e la Val d'Agri un comune virtuoso dal punto di vista appunto della raccolta differenziata, che avrà inevitabili risvolti sia in termini di bilancio con un cospicuo risparmio dell'ente, sia per quanto riguarda appunto la tutela e l'igiene ambientale, tant'è che noi abbiamo anche già avviato un'azione partecipando ad un bando della Regione Basilicata per certificare il nostro territorio ai sensi della ISO 14001 e la certificazione EMAS, una certificazione ambientale che sicuramente comporterà anni di duro lavoro, ma che ci consentirà soprattutto per il modello che vogliamo implementare, che è quello appunto di sviluppo turistico, un appeal diverso per il nostro territorio, andando praticamente a catturare e a mostrare il nostro territorio ai buyer internazionali e cercare di attrarre capitali e investimenti per far sì che appunto questo modello che vogliamo implementare non diventi solo uno spot elettorale, ma bensì una concretezza con risvolti economici e soprattutto come opportunità di lavoro. Abbiamo fatto un'adesione al patto dei sindaci dell'Unione Europea, primo comune dell'area del Lago Negrese, stiamo praticamente realizzando il piano per le azioni delle energie sensibili, il PAES, che in collaborazione con la società energetica Lucca, la provincia di Potenza come struttura di supporto. Abbiamo anche avuto un colloquio con l'assessore al turismo e all'energia della Regione Basilicata il 20 luglio lì a Castelsaraceno per avviare appunto un'azione di realizzare un comune passivo, quindi implementazione di impianti fotovoltaici sulle strutture comunali, questo nella prossima primavera con un mutuo cassa depositi e prestiti, o la realizzazione di una centrale a biomasse su una filiera corta per sfruttare il patrimonio boschivo, che per noi deve essere una risorsa e non sostanzialmente un elemento da semplicemente contemplare, una serie di mini impianti idroelettrici sui nostri piccoli salti riguarda il torrente Racanello e l'implementazione di un impianto di pubblica illuminazione a LED che sostanzialmente comporterà per il nostro comune un risparmio in bolletta di circa il 70%. Assolutamente sì, era un'esigenza ed era dovere per noi dare risposta ai cittadini, che sono sempre coloro che decidono non solo le elezioni, bensì decidono le sorti di una comunità col pagamento delle tasse, con la loro partecipazione attiva alle politiche dell'ente e alle esigenze che effettivamente loro sostanzialmente manifestano alla pubblica amministrazione. La situazione spinosa sulla toponomastica e anche la testata dell'Eco è abbastanza conosciuta, c'era una situazione legale in corso presso il TAR con un contenzioso che per l'ente comporta un aggravio di spese di circa 4.000 euro, situazione gestita male a mio parere, scontro
cittadino di 104 abitanti delle contrade di Fruscio e Miraldo, che sostanzialmente rappresentano l'80% della popolazione, andando a svincolarsi dai canali della concertazione e del ricepimento delle istanze della gente, che è il primo ruolo che dovrebbe avere un amministratore attento e soprattutto che mette in piedi una capacità di ascolto. Ad oggi la deliberazione di ripristino della toponomastica preesistente è già immediatamente esecutiva, autorizzata dalla prefettura di Potenza. Nei prossimi mesi avvieremo con la popolazione delle contrade, come abbiamo fatto prima dell'approvazione dello storico consiglio comunale tenutosi per la prima volta nella storia presso la scuola elementare di Miraldo, un'azione per una razionalizzazione della numerazione civica, per dare appunto un livello di riorganizzazione appunto più attento e soprattutto concertato per gli abitanti di quei territori, e avviare una serie appunto di interventi di arredo urbano in cui effettivamente tutte le diramazioni, tutti i numeri civici e tutte le strutture che gravitano su quel bellissimo scorcio di territorio che scende verso la Valle del Cogliandrino, un tocco appunto di montanità che su un territorio al confine col Parco Nazionale del Pollino è di una bellezza senza uguali, è per noi semplicemente un dovere e soprattutto un piacere. Quali sono le differenze tra l'amministrazione Muscolino e la tua amministrazione? Quali i tratti comuni? Perché sicuramente qualche situazione sarà gestita in continuità con assolutamente sì. Il lavoro precedente. Quali invece le differenze? Allora, per molte azioni positive implementate nel corso degli anni precedenti sono state già accelerate e sono state già messe in cantiere. Mi riferisco ai lavori di riqualificazione dell'area Rupe, alla riqualificazione e la messa in sicurezza del plesso scolastico Ciro Fontana, a delle azioni che abbiamo condiviso e semplicemente accelerato per caratterizzarci come un comune che ha appunto una capacità di spesa. Sicuramente su molte linee ci muoveremo in discontinuità con il passato, soprattutto appunto dando una sterzata al modo di pensare soprattutto della comunità locale, che deve essere viva, deve essere partecipativa e deve essere soprattutto a fianco dell'amministrazione comunale. Noi vogliamo appunto svegliare le coscienze, cambiare la mentalità, nel senso di non fare più attendere i nostri giovani, le nostre donne, le nostre famiglie al famoso posto fisso, ma renderli sostanzialmente più orientati su una cultura d'impresa, su un autoimpiego, su un modello che anche io, da ex presidente della Proloco e più volte intervistato da lei direttore, mi sono prodigato a far sì che da politiche di marketing alla valorizzazione di eventi come il Rito Arboreo dell'Antenna, la Festa della Montagna, il Festival dei Due Parchi, far conoscere un territorio che ha delle potenzialità enormi, che con il prossimo attrattore finanziato dalla Regione Basilicata nel mese di luglio, che sarà il Ponte Tibetano, inserito tra i grandi attrattori regionali, sarà sostanzialmente un paese che si candiderà tra i due parchi nazionali dell'Appennino Lucano e del Pollino ad essere appunto un tassello di un mosaico più grande che insieme appunto dobbiamo costruire, da Maratea alla Val d'Agri. Sindaco, ultima domanda, i territori di periferia, come sicuramente sono quelli del Lago Negrese, dell'Alta Val d'Agri, hanno bisogno di punti di riferimento anche di tipo istituzionale. Certo. Tutti questi ragionamenti legati ad una diversa organizzazione istituzionale, mi riferisco a Aria Programma ed altro, preoccupano, creano forte preoccupazione anche alla luce ad esempio di problematiche di uffici postali che vengono. Come un sindaco vive questa riduzione della presenza dello Stato? Stato che si sta trasformando. La verità non è che si capisce poi tanto come si sta
Io penso che questo non sia un elemento di preoccupazione, bensì un elemento di stimolo. Noi amministratori dobbiamo comunque essere, dobbiamo ragionare senza rite, dobbiamo uscire oltre le nostre municipalità, andare verso l'unione dei comuni, essere più aperti alla sfida che ci proietta appunto in Europa e nel Mediterraneo, e quindi vivere questi momenti di confusione istituzionale, se così vogliamo chiamarli, come elementi di riflessione, elementi in cui ognuno di noi deve interpretare il nostro piccolo centro come un quartiere di un grande comprensorio, di una grande città. Ovviamente i centri più grandi come Lauria, come Lago Negro, come Sant'Arcangelo, come Villa d'Agri saranno sostanzialmente la cerniera, il fulcro di queste politiche territoriali, ma dobbiamo essere come classe politica una classe politica matura, una classe politica che appunto mette in campo delle progettualità senza campanilismi, senza fazionismi e soprattutto senza egoismi per affrontare la sfida del futuro. La sfida del futuro è ampia, noi siamo anche obbligati dal decreto spending review, dagli ultimi decreti ministeriali appunto ad aggregare i servizi, ma come ho detto già io ai miei tecnici, ai miei dipendenti, noi non ci dobbiamo far commissariare, noi dobbiamo essere autopropulsivi, dobbiamo essere autodeterminati a candidarci sostanzialmente a creare noi stessi le unioni territoriali, che sostanzialmente sono anche contemplate già dalla legge, dalla 241 e dalla 267 del testo unico, ma che comunque tante volte per pigrizia, per egoismo territoriale non sono state mai implementate come politiche. Io non sono rottamatore, mi sento più innovatore. Ecco, che questa vicenda in seno al Partito Democratico la sto vivendo ancora in maniera attendista, per usare un termine di strategia. Mi piace comunque vedere come si evolverà il dibattito. Sicuramente non penso che la semplice rottamazione possa essere un nuovo che avanza. Io la vedo più come uno spot di facciata in questo momento. Io penso che noi dobbiamo parlare più di contenuti, dobbiamo parlare più di progettualità, non dobbiamo interpretare appunto la amministratore come me che ho 35 anni come un elemento di forza rispetto a chi ha esperienza prima di noi, ma dobbiamo essere semplicemente un po' più su un tavolo, parlare, discutere, aumentare le occasioni di confronto e soprattutto essere meno politici, meno tattici e soprattutto più pragmatici, ecco questo.